Bye bye! Bye bye! Bye bye, vitalizi! C'è un movimento senza capi, né sotto la voce di un'associazione, una rete di persone in connessione diretta con le web. Sono le 8:02 del mattino, buongiorno, buongiorno, benvenuti a Omnibus. Le immagini che vi abbiamo proposto erano quelle dell'ottobre del 2018, quando il Movimento 5 Stelle festeggiava quella che pensava essere l'abolizione dei vitalizi. Eppure chi ha seguito il nostro telegiornale questa mattina, o forse già le primissime notizie nella tarda sera di ieri, avrà sicuramente saputo che qualcosa è andato storto. I vitalizi ci sono ancora, o meglio al Senato ci sono ancora, perché alla Camera le cose sono andate in modo diverso. Una votazione in tarda serata, verso le nove e mezzo, ha cambiato la sorte di un provvedimento che era considerato uno dei portabandiera del Movimento 5 Stelle. Da qui partiamo questa mattina per il nostro dibattito sulle questioni di attualità, e lo facciamo con la giornalista di Libero Paola Tommasi, che mi fa compagnia in studio. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovata. E poi collegato con noi l'onorevole Roberto Traversi, che è sottosegretario alle infrastrutture per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno Traversi, buongiorno, sono felice di averla come ospite. Saluto anche il senatore di Italia Viva Davide Faraone. Buongiorno Faraone. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. E poi collegato con noi invece da Cagliari, ma dove credo resterà ancora per poco, perché fra pochi giorni è atteso il suo debutto negli studi della 7 per in onda, Luca Telese. Buongiorno Luca Telese. Ciao, buongiorno a tutti. E poi saluto anche Gianluigi Cimmino, che è l'amministratore delegato della Yamamai, che è un'azienda che probabilmente molte donne conoscono, di intimo ma anche di moda mare. In realtà lei si occupa anche del gruppo Carpisa, insomma un'azienda importante, perché l'altra questione calda riguarda invece il lavoro. Sapete che ieri c'è stata anche un'importante manifestazione dei metalmeccanici. Ci arriviamo con calma, però prima la questione vitalizi. Allora Paola, io ti chiedo di darmi una mano intanto a riassumere i termini della vicenda. Che cosa è successo questa notte e che cosa possiamo aspettarci a questo punto? Beh, abbiamo visto le immagini dei festeggiamenti del Movimento 5 Stelle quando i vitalizi sono stati aboliti. Richiamano molto Di Maio e i ministri 5 Stelle del governo giallo-verde, che si affacciarono al balcone di Palazzo Chigi per festeggiare l'abolizione della povertà quando fu approvato il reddito di cittadinanza. E sono le bandiere dei 5 Stelle che hanno perseguito appena arrivati al governo con molta tenacia, ma che poi si sono rivelate in tutta la loro frivolezza. Si sono sgretolate. Speriamo che anche il reddito di cittadinanza venga smantellato, visto che è un costo troppo alto che lo Stato non può permettersi. Abbiamo visto quando festeggiavano erano pochi milioni di euro, sembrava che salvassero le casse pubbliche con quei tagli. In realtà era un andare a toccare dei diritti acquisiti di persone che avevano, in base alla legge del tempo, diritto a quegli assegni, per cui non si va a incidere su qualcosa su cui le persone hanno anche fatto affidamento nel fare i programmi di famiglia, di vita, e saranno anche alti, saranno anche ingiusti, però ai tempi funzionava così, adesso è diverso, non ci sono più per i nuovi parlamentari e sono anche poche persone di un'età molto avanzata, per cui è stata più una battaglia ideologica che un tema economico o di giustizia, come invece l'hanno voluto spacciare.
Allora, però, io vorrei interpellare subito il sottosegretario Traversi, non in quanto sottosegretario alle infrastrutture, ovviamente, in questo momento, ma in quanto importante rappresentante del Movimento 5 Stelle, perché vorrei avere anche da lei un parere, nel senso che, andando poi a vedere appunto le dinamiche del voto di ieri sera, scopriamo che ci sono stati 3 voti a favore e 2 contrari. I contrari, fra l'altro, erano il senatore della Lega Pillon e la senatrice che è appena uscita dal Movimento 5 Stelle per passare per l'appunto alla Lega. Fra l'altro, sulla notizia, il quotidiano La Notizia, qualche giorno fa, si insinuava che fosse passata proprio per votare questa legge, questa norma che avrebbe abolito i vitalizi. E invece, da quello che risulta dai voti, così non è stato. Però qualcuno l'ha fatto. Sì, per dare un mio giudizio su questa faccenda, naturalmente bisognerebbe partire emotivamente da quel festeggiamento. Si viene quasi adesso descritto come una sconfitta del Movimento 5 Stelle. In realtà, se vogliamo analizzarla bene, stiamo parlando di una sconfitta dei cittadini, soprattutto in un momento come questo. Ricevere questo schiaffo, a mio avviso, oggi non è uno schiaffo che riceve il Movimento 5 Stelle, ma lo riceve l'intera cittadinanza. Questa emergenza ha creato ancora più disagio, ovviamente, le crisi economiche nella nostra popolazione, e allora ancora più stridente, come in una notte si sono riappropriati di un vitalizio. Noi continueremo questa battaglia, come dicevamo alla Camera, è ancora effettiva. Vedremo ora cosa fare anche per come si è sviluppata al Senato. Ovviamente è inaccettabile quanto successo, perché è un momento nel quale anche la politica potrebbe dare dei segnali forti. Ci sono coinvolti naturalmente nelle varie votazioni anche gli altri partiti. Sarebbe bello veramente dare una nuova pagina e un nuovo volto alla politica, e a mio malgrado devo ammettere che non succede quasi mai, e quindi insisto che ogni cosa buona che dovrebbe essere un festeggiamento per i nostri cittadini, ogni nostra battaglia che viene disattesa viene giudicata e portata in trionfo dalla comunicazione nazionale come se fosse una sconfitta del Movimento 5 Stelle. La realtà, purtroppo, che è sempre poi una sconfitta dei cittadini. Senta, onorevole Traversi, io però le volevo chiedere una cosa. Io non voglio entrare nel merito, diciamo così, della discussione sui vitalizi, cioè se sia giusto o meno. Il giudizio, per esempio, l'ha già espresso Tommasi, poi sentiremo anche gli altri nostri ospiti. Però da questo mi astengo. Ma le voglio chiedere una cosa, perché in realtà la strada intrapresa già 2 anni fa dal Movimento 5 Stelle per abolire i vitalizi fosse una strada, fra virgolette, a rischio. Nel senso che andava a, intanto per il meccanismo parlamentare scelto e poi per quello che andava a toccare, esponeva, diciamo così, questo provvedimento a, per l'appunto, la possibilità di essere stravolto, tagliato, abolito, era stata evidenziata molto bene già all'epoca. Eppure il Movimento 5 Stelle scelse, no, di andare avanti con una delibera della Presidenza, quindi con un iter ben preciso che gli era stato, diciamo, fra virgolette, sconsigliato da altri. E questo poi è risultato, però, perché fra l'altro la Commissione dove si è votato ieri è una commissione un po' particolare, composta solo da 5 membri, si chiama la Commissione Contenziosa del Senato, e ci sono i componenti, diciamo così, politici, e ci sono anche quelli che vengono due per due voti che non sono di senatori, diciamo componenti laici, ecco, che ne hanno approfittato per bloccare questo provvedimento. Allora, la domanda è questa, cioè al di là delle buone intenzioni, se poi le cose non si sanno fare, questi sono i risultati. Lei dice colpa, cioè ricade sui cittadini, però siete voi i rappresentanti dei cittadini, siete voi che dovreste fare le cose in modo che quello che promettete ai cittadini arrivi. Qualunque strada è difficile, soprattutto quando si vuole radicare un certo sistema, quindi ogni battaglia poi alla fine andrà a scontrarsi contro
un sistema, come poi parleremo anche della questione autostrade, quindi nulla è facile e sicuramente abbiamo ritenuto la strada più semplice per arrivare. È stata giudicata in Senato, non alla Camera, insomma è tutto abbastanza particolare, comunque ognuno può trarre le sue conseguenze. Io naturalmente la strada presa la ritengo sempre congrua, e appunto è molto particolare che in questa commissione poi sia andata a votare una nostra ex senatrice, che non solo ha lasciato il Movimento 5 Stelle, che potrebbe accadere, nel senso ci potrebbero essere anche a volte delle incongruenze che qualcuno rileva, per carità, legittimo fra virgolette, quando si fa un patto in teoria bisognerebbe tornare a casa, però è particolare che questa senatrice sia passata direttamente alla Lega, quindi è tutto abbastanza strano. E anche questa decisione, sì, però da quello che risulta ha votato comunque no, quindi sì, è rimasta, certo, coerente con quello che certo, perché a quanto pare l'equilibrio poteva essere sancito e verificato nel 3-2, quindi adesso stiamo valutando anche questo aspetto, che è di nuovo abbastanza particolare. Comunque a mio avviso non è una battaglia che finisce qui. Faraone, onorevole Faraone, lei che cosa ne dice? Qual è la sua valutazione di quello che è successo stanotte? Ma io penso che si sono sommate due gravità. La prima, anzi, senatore, che avete... mi scusi, l'ho chiamato onorevole, è senatore, perché visto che comunque non si è una cosa. Non no, mi, ma non lo mi dico formalizzo. È perché lei, visto che qua parliamo di vitalizi al Senato, è importante, insomma, il suo ruolo. Per questo sì, no. Dicevo, si sono sommate due aspetti molto negativi. Il primo, che riguarda quello che voi avete constatato in studio, e cioè che questo provvedimento è stato fatto male ad inizio legislatura, e proprio perché è stato fatto male, in maniera frettolosa, soltanto per garantire uno spot, una manifestazione, non per realizzare effettivamente l'abolizione di vitalizi, che andavano, diciamo, contro natura rispetto alla situazione di crisi economica del nostro paese, si è fatto questo provvedimento che ora è impugnabile da tutte le parti, fa acqua da tutte le parti e quindi è debolissimo da difendere tecnicamente e giuridicamente. L'altra cosa grave è che si sia riunita in, scusi, nella senatore, notte. Lei c'era 2 anni fa, quindi lei l'ha visto quando questa battaglia è stata fatta. Assolutamente sì, volevo completare però un aspetto, perché sì, io credo che c'è stato l'altro aspetto che è grave, è il fatto che nella notte si riunisce un organismo che è quasi nel segreto delle stanze, decide di mettere all'ordine del giorno e di determinarsi, mentre contemporaneamente si teneva una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi per trovare le risorse alla cassa integrazione e quindi risorse per lavoratori che rischiano di non poter più tornare a lavorare, che si riunisca questo organismo e decida di occuparsi di un tema che credo in questo momento agli italiani interessa veramente poco, se non per farli irritare. Perché io credo che proprio perché lo dobbiamo riformare, questo tema dei vitalizi, bisogna riformarlo bene, perché ci sono delle ingiustizie, e credo che però vadano approvati questi provvedimenti con tutti i crismi, proprio per evitare che possano essere impugnati. Invece poi quando prevale lo spot, per il reddito di cittadinanza è stato così, per quota 100 è stato così, cioè si è fatto prevalere il cartello in piazza, il poter dire bye bye vitalizi, al salutare salutarli veramente questi vitalizi. Luca Telese, quindi c'è una manina, perché sembra, come si diceva una volta, il figlio della schifosa, questo, scusate il termine, questo provvedimento, cioè nessuno se ne assume la paternità, ovviamente non il Movimento 5 Stelle, il PD, anche questa mattina c'era un tweet di Zingaretti, la Lega ha votato no, quindi a chi, cioè, cos'è successo? Davvero la manina di nascosto nella notte? A me sembra un riflesso condizionato, come mille volte c'è stato nella storia del Parlamento italiano e come sempre accade, fra l'altro, d'estate. Però sentendo questo dibattito ti devo confessare che mi è sembrato un dibattito molto vecchio. Cioè, rispetto alle notizie di oggi, il tema vitalizi sì, vitalizi no, se dà la sensazione
di quando uno trova Ghezzi a fuori orario, trova Ghezzi fuori orario e parlava fuori sito. Beh, in realtà non stiamo parlando di vitalizi sì, vitalizi no, quello l'abbiamo già dato per passato. No, stiamo parlando di altro. Il dibattito che c'è... No, ma non sto contestando te, Flavia, sto dicendo sembra veramente che rispetto a Mondragone che esplode e rispetto alle norme sanitarie che fanno collassare i problemi della scuola pubblica, questa sembra veramente un problema tremendamente piccolo, come se il Covid avesse mantenuto la sovrastruttura dei problemi che abbiamo sempre affrontato, ma alcuni li avesse fatti irrimediabilmente invecchiare. Non so se tu anche hai questa sensazione. Assolutamente sì, però credo anche che, come dicevano prima i miei interlocutori, è esattamente quella cosa, quella zeppetta, no? Messa lì proprio per far irritare o demoralizzare ulteriormente qualcuno che... Ripeto, io non voglio entrare nel merito di questa vicenda a dare giudizi, ma che poi invece pensare, ecco, guarda, con tutti i problemi che abbiamo, dalla cassa integrazione, hai detto tu Mondragone, eccetera, eccetera, nella notte si discute di questa cosa qua, insomma, ci sono ben altre emergenze, ecco. Non... Assolutamente sì, però ecco... È come la fotografia di un paese che non è più, di una contraddizione che non c'è più. Ne parleremo. È interessante, è curioso, era quasi scontato che sarebbe saltata fuori la manina. Ma io sto in questo bellissimo hotel, il Miramare di Cagliari, e la domanda che tutti gli albergatori si fanno, tutta l'Italia si fa, è: ma potremo avere turisti? Ci saranno norme che derogano ai vincoli del comitato tecnico scientifico? Cioè è come se questi fossero i vecchi successi del passato che entrano nella radio e gli ascolti, ma non sono più temi contemporanei. Almeno questa è l'impressione che fa a me questa storia. Rumori di fondo che però poi, appunto, abbiamo visto, se uno le cose le fa in un certo modo piuttosto che in un altro, poi condizionano il futuro. Tommasi? È tutto giusto quello che dice Telese. Il problema è, qui si parla di vitalizi, ma non è l'argomento, è il metodo applicato. Perché ieri, per esempio, c'è un altro fatto, è stato bocciato dalla Corte Costituzionale un passaggio della legge del Jobs Act di Renzi, e dimostra ancora una volta che si fanno le leggi in fretta e furia o le delibere in Parlamento per mettere la bandierina. Quindi non sono solo i 5 Stelle, anche Renzi, anche gli altri governi hanno operato così. Ci sono leggi che vengono fatte in fretta e furia per essere approvate e fare propaganda, e dopo 5 anni vengono abrogate, in questo caso dal Parlamento stesso con la delibera che va contro quella che era stata precedentemente votata, oppure con la Corte Costituzionale. Non è il primo caso, per cui che si parli di vitalizi o che si parli di cassa integrazione, di lavoro, di quello che serve, bisogna fare le cose per bene. È vero che adesso è meglio parlare di cassa integrazione, ma si prenda l'esempio da quello che è successo con i vitalizi e con il Jobs Act per fare le cose per bene e non per presentarle in pompa magna in conferenza stampa. Cioè è il metodo al di là del contenuto di cui stiamo parlando. E voglio sentire allora a questo punto Gianluigi Cimino, il nostro amministratore delegato, perché la questione del metodo mi sembra fondamentale, no? Assolutamente. Tra l'altro io mi trovo anche a pochi chilometri dal dottor Telese, perché sono a Villa Simius, dove stiamo aprendo un negozio al buio, nel senso che... Beh, molto coraggioso lei. Nulla è ancora funzionante. Siamo coraggiosi perché... È la natura dell'imprenditore, quella di buttare il cuore e la testa avanti. Quindi noi dobbiamo andare avanti al di là di quelli che sono i teatrini della politica. La questione dei vitalizi è una questione che mi avrebbe fatto ridere, oggi mi fa piangere. Se c'è questo sentimento anche un po' di sconcerto, che mi sembra coinvolga un po' tutti i partiti, perché è una questione che coinvolge tutti, non solo i 5 Stelle, che rinuncino tutti all'indennità e agli stipendi e che diano un senso a questo annullamento della proposta di legge. Quindi rinunciando all'indennità e agli stipendi potrebbero dare tutti un senso e un significato a quello che è successo ieri sera. Ma questi sono i fatti concreti, quindi
Il resto sono d'accordo con il dottor Terese, abbiamo una situazione davanti talmente drammatica che perdere anche tempo a commentare questi fatti che risalgono a un mondo pre-Covid è assolutamente, assolutamente inutile. Il metodo è quello dell'annuncio, il metodo è quello dell'annuncio, il metodo è quello dello spot, e purtroppo continuiamo a perseguire con provvedimenti sui quali giochiamo il futuro di tutti. Si tratta di cambiare questo metodo, di passare ai fatti e di intervenire in tempi strettissimi, perché il Paese non può più aspettare. Allora, noi lo facciamo, perché io sono qui e sto aprendo un negozio a prescindere da quelle che sono, da quella che è la discussione del decreto rilancio e degli emendamenti che si stanno discutendo nelle Camere. Io sto andando avanti, devo andare avanti, perché è la mia missione quella di cercare di andare avanti. Allora, questa cosa mi sembra, davvero le faccio in bocca al lupo, perché il coraggio va comunque premiato. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, però ripartiamo esattamente da qui, perché ieri, come sapete, c'è stata a Roma una manifestazione post-Covid, ormai dobbiamo imparare a dividere il mondo in pre e post-Covid, quindi manifestazione distanziata dei metalmeccanici, che hanno rimproverato anche loro al governo tutta una serie di annunci e provvedimenti che però poi evidentemente non stanno avendo le ricadute sperate. Ne parliamo dopo la pubblicità. Abbiamo deciso di ritornare in piazza nonostante queste restrizioni, perché purtroppo questa pandemia ha peggiorato la situazione industriale e non c'è un tavolo, non c'è un luogo dove si discute di crisi aziendale e di evitare che ci sia un ulteriore peggioramento della condizione. Quindi abbiamo voluto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, riprenderci le piazze, riprenderci le assemblee, continuare a parlare con i lavoratori. Lo abbiamo fatto in modo composto, però se non ci saranno risposte decideremo ovviamente di intensificare la mobilitazione, perché non c'è più tempo da perdere. Oggi al governo noi diciamo che non può pensare di affrontare le crisi senza il sindacato e senza le lavoratrici e i lavoratori. Noi abbiamo scioperato per far chiudere le fabbriche e metterle in sicurezza. Abbiamo così consentito che il Paese fosse rimesso in sicurezza. Abbiamo firmato migliaia di protocolli da questo punto di vista. Il governo nella prima fase ha dato ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti, che però scade il 17 agosto. Le vecchie crisi non sono risolte. Le nuove crisi e i settori non lo sappiamo, perché il governo pensa di poter fare appunto senza dirci assolutamente nulla. Abbiamo chiesto la rottamazione, perché l'automotive ha avuto meno 85% ed è il 7% del PIL italiano. Abbiamo chiesto la rottamazione dei veicoli sotto gli Euro 4. Il governo ha risposto con il sostegno ai monopattini. Questo significa che il governo è ancora, nonostante la disperazione sociale che aumenta, è ancora troppo intriso da veti, ideologismi finto ambientalisti che non servono affatto e che rischiano di portare centinaia di migliaia di lavori fuori dal posto di lavoro. E questo in barba al divieto di licenziamento, perché se si mette il divieto di licenziamento e poi ci sono centinaia di migliaia di imprese che portano i libri in tribunale, voglio vedere poi i responsabili del governo rispondere uno ad uno a questi lavoratori a che cosa è servito il divieto di licenziamento. Durissimo, durissimo Marco Bentivogli, che come sapete si è dimesso venerdì scorso dalla carica di segretario generale della FIM CISL, ma che era però ovviamente in piazza comunque ieri, la piazza dei metalmeccanici. Avete visto anche Francesca Redavid della FIOM mettere insieme, diciamo così, quelli che sono gli elementi di questa protesta dei metalmeccanici, che in qualche modo però rappresentano la gran parte poi dei lavoratori, non nel senso che ovviamente sono tutti metalmeccanici, ma nel senso che le istanze che portano avanti sono quelle di molti lavoratori italiani. Alle prese con, lo avete sentito, la scadenza del 17 di agosto della possibilità di essere licenziati, e quindi il terrore che dal giorno dopo ci sia quello che per esempio Federmeccanica ha detto essere una possibilità concretissima, cioè un'impresa su tre già sta pensando per l'appunto di fare licenziamenti. Una cassa integrazione che tarda ad arrivare,
e una serie di annunci e provvedimenti del governo che adesso andiamo a vedere. Allora, Paola Tommasi, anche su questo, l'elemento, no, bisogna fare le cose, bisogna farle bene, ritorna. Però io ho l'impressione che ci sia anche forse un surplus di confusione o forse di difficoltà proprio oggettiva nello scegliere. Leggo per esempio dalla stampa, no, che ieri aveva anticipato un'intervista di Conte che aveva detto in cambio della rinuncia alla cassa integrazione alle imprese diamo tagli del lavoro un po' più robusti, e però siamo sempre... Certo, perché viene fuori in ogni scelta, in ogni decisione che bisogna prendere, viene fuori la spaccatura della maggioranza, che è una spaccatura tra i quattro partiti che la compongono, ma anche all'interno dei partiti stessi. Per cui il Covid ha avuto un effetto catastrofico sull'economia italiana come anche sull'economia degli altri paesi. Il punto è che si è andato a innestare in un'economia che comunque non andava, perché ci ricordiamo le stime vicine allo zero di crescita del PIL pre-Covid, che venivano sempre riviste in negativo perché i provvedimenti del governo non avevano gli effetti sperati. Quindi già il Covid... Se comunque eravamo sicuramente in una situazione migliore. Migliore, e anzi forse in una delle situazioni migliori degli ultimi anni, ma, per certi ma versi. Eravamo, no, sempre, essere... eravamo sempre il fanalino di coda dell'Unione Europea, quello sì, per, questo... con un punto di crescita sempre più basso, non solo rispetto alla diciamo, media ma anche rispetto... Ma non è una cosa dell'ultimo anno, ecco, che noi siamo i fanalini di coda, lo siamo da tempo. Però abbiamo non è che era un'esclusiva però abbiamo Conte, di questo governo. Però abbiamo Conte da 2 anni che ci aveva promesso Mari e Monti, in realtà non c'è stato, il 2019 ci ricordiamo tutti che doveva essere un anno bellissimo e non lo è stato, ma questo è il mondo pre-Covid su cui si è scatenata una crisi mai vista prima. Il punto è come uscire, e mi sembra che qui le prospettive non ci sono, non ci sia una visione, una strategia di dove andare, perché prolungare la cassa integrazione fino a fine anno non è una risposta, perché non fai altro che rinviare il problema. Anche il taglio del divieto di licenziamento è un'ipocrisia di fatto, perché sono tutti prossimi disoccupati, finti occupati, futuri disoccupati, e rendi incerta la vita della gente che non sa, che adesso vive con questo sussidio che però neanche vede, ma che spera di ricevere, e dopo non saprà dove andare, cosa sarà il domani. Per cui torniamo al tema della programmazione delle spese, della programmazione degli investimenti delle famiglie, non solo delle imprese, e l'incertezza sicuramente non aiuta a reagire, a ripartire. E lo abbiamo visto anche nella scuola, siamo l'unico paese che non ha riaperto. Adesso e abbiamo visto... arriveremo anche alla scuola questa mattina, però le cose le facciamo adesso con ordine perché vogliamo cercare di essere un po' organici. Ripartiamo dal nostro imprenditore, o meglio dal nostro amministratore delegato, Gianluigi Cimmino. L'avevo lasciata che lei mi diceva, noi oggi comunque siamo qui in Sardegna, pronti per... mi stanno dicendo che non c'è. Che è successo? No. E questa cosa... ahimè, il mondo post-Covid fa sì che dobbiamo anche abituarci a fare i conti con i collegamenti che ogni tanto saltano. Allora, speriamo che nel frattempo venga ripristinato. E allora vado dai nostri due invece rappresentanti, uno proprio del governo e l'altro comunque della maggioranza. Parto però prima da lei, senatore Faraone, perché Tommasi diceva questa crisi ha evidenziato anche una serie di spaccature nella maggioranza. Non a caso io oggi non ho invitato, come di solito si fa, un rappresentante della maggioranza o del governo e uno dell'opposizione, ma ho invitato due rappresentanti della maggioranza che però appunto agli occhi di molti risulta evidentemente spaccata, divisa o comunque non così coesa come dovrebbe essere al proprio interno. Senatore Faraone, per esempio, per quello che riguarda le crisi aziendali, già c'è una questione, no, che divide molto, che è quella se tagliare l'IVA, tagliare l'IRPEF, fare interventi sul costo del lavoro.
Quello che è per certo è che intanto salteranno gli 80 euro messi da Renzi. Ma io credo che noi non si debba far prevalere le divisioni in questa fase, ma faccio riferimento non soltanto alla maggioranza ma anche all'opposizione. L'idea che si torni in Parlamento e si voti uno scostamento e lo si voti tutti insieme, insieme si trovino soluzioni per utilizzare le risorse messe a disposizione, credo che sia indispensabile in una fase di difficoltà dell'Italia. Dopodiché sui provvedimenti io sono dell'idea che noi dobbiamo cambiare fase. Mentre prima abbiamo dovuto gestire lockdown, quindi la chiusura totale, e quindi dovevamo sostenere un'economia che e drogare anche un'economia rispetto ad una situazione straordinaria, oggi dobbiamo mettere in campo una serie di azioni che favoriscano la ripartenza, non il mantenimento del lockdown. Quindi tutto ciò che ci consente di favorire la ripartenza delle aziende, quindi il lavoro, va sostenuto dal taglio delle tasse, e quando parliamo di taglio dell'IRPEF o di taglio delle tasse per chi produce e chi lavora, lo pensiamo e lo immaginiamo proprio in questa prospettiva: sostenere chi investe, chi mantiene i posti di lavoro. Così come io credo che noi non si possa più non ragionare, ad esempio, su una misura come quota 100, che non ha senso di esistere, non aveva senso di esistere quando è stata pensata dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, non ha senso di esistere oggi. Noi dobbiamo in questo momento riversare tutte le risorse economiche che abbiamo sul sistema produttivo paese, sostenere le filiere produttive. Poco fa Bentivogli parlava Scusi senatore Faraone, a proposito di quota 100, ma questo proprio giusto per aprire una microscopica parentesi, quota 100 già quando era stata istituita si era detto che era a tempo, no? Perché scade fra un anno sostanzialmente. Quindi questo fatto che lei dice dobbiamo parlare di quota 100 non è un po' un riproporre appunto una discussione su un tema come quello dei vitalizi, come ci diceva prima Luca Telese, che tutto sommato è già chiuso lì? Cioè, di che cosa dobbiamo parlare se tanto già sappiamo che scade? No, scade fra un po'. Intanto in questa legge di bilancio che faremo quest'anno ci stanno altri 4 miliardi di euro destinati a quota 100. Quindi e 4 miliardi di euro, anziché destinarli a quota 100, se li destiniamo a sostenere le imprese, a tagliare le tasse per chi assume e per chi non licenzia, io credo che sia molto più produttivo di favorire una piccola quota di pensionati in Italia che comunque una pensione già ce l'hanno. Se mi consente, io credo che questa sia una priorità. Così come i 20 miliardi o quelli che destineremo allo scostamento, a quelli che troveremo con lo scostamento in Parlamento, come li vogliamo utilizzare? Soltanto per sostenere di nuovo la cassa integrazione per tutti? Oppure vogliamo immaginare anche di investire e immettere risorse sulle imprese che devono sostenere il lavoro, sui professionisti che riattivano i loro studi? Io credo che ci sono delle priorità che con questa fase nuova cambiano. Certo. E se noi non lo capiamo, noi continuiamo a mantenere questo paese in lockdown anche se gli chiediamo di ripartire. Allora, vedo che è stato ripristinato nel frattempo il collegamento con il nostro amministratore delegato della Yamamay, Gianluigi Cimmino. Ben ritrovato. Che era successo? Problemi di linea, perché in questo paese la Sardegna fa paese a parte, quindi la linea non c'è. È uno dei motivi per cui l'e-commerce vola. Bravo, a proposito di questo, perché adesso io la porto anche ovviamente a chiederle nel dettaglio questi provvedimenti, però le volevo far vedere una cosa che mi ha un po' colpito questa mattina. Un articolo che è stato pubblicato da Repubblica, del corrispondente di Federico Fubini, che racconta come nella Silicon Valley, in realtà, la Silicon Valley tutto sommato abbia persino guadagnato, diciamo così, dal Covid. Perché? Perché avevano fatto innovazione e quindi erano pronti ad affrontare, diciamo così, questo nuovo mondo che richiede tutta una serie di cose che mentre tentavo inutilmente di sfogliare me l'ha trovato la regia, grazie regia. Vede cosa dice Fubini, non so se la regia adesso ce lo riesce a mandare in onda. Diceva, insomma, tutto sommato chi era pronto, no? Eccolo qua,
vince chi investe. Questo è quello che hanno detto quelli della Silicon Valley. Investimenti che riguardano tanti aspetti, compreso per esempio sicuramente anche la banda larga. Questa è la visione, diciamo, a lungo termine. Noi intanto però stiamo discutendo di ogni giorno di una nuova, meglio il taglio dell'IVA, il taglio dell'IRPEF, il taglio del costo del lavoro, gli interventi. Allora mi interessava avere, insomma, così il parere, il punto di vista anche di chi nelle aziende c'è. Sì, partiamo da quello che si dovrebbe fare subito, prima di stendere questo benedetto cronoprogramma. Ieri sono anche usciti i dati del crollo del PIL del Fondo Monetario Internazionale, quindi sì, il nostro è peggiorato solo del 50%. Uno dei dati che determina maggiormente il crollo del PIL è l'instabilità del sistema sanitario rispetto a questo virus e quindi rispetto a quello che potrebbe succedere in autunno. Adesso sentivo parlare, insomma, anche di quello che andrebbe fatto rispetto a quota 100 o rispetto a provvedimenti precedenti. Io non capisco perché non si voti e non si dia il via libera all'Italia a prendere questi soldi del MES che sono lì, sono a disposizione. Andrebbero presi, e questo è quello che farebbe qualunque imprenditore, qualunque persona sana alla guida di un'azienda. Inizia a prendere questo finanziamento a costo zero, inizia a mettere in sicurezza il sistema sanitario e poi lavora su tutto quello che serve per far ripartire il paese. L'articolo di Fubini è un articolo molto interessante, la realtà della Silicon Valley, la realtà americana, ma la realtà come di tanti altri paesi, per non andare oltreoceano, anche di paesi europei. È una realtà molto diversa dalla nostra, una realtà meritocratica, una realtà dove esiste comunque una base già di infrastrutture e una base paese sul quale costruire l'innovazione. È chiaro che il futuro si giocherà sulla sostenibilità, il futuro si giocherà sulla digitalizzazione, ma io mi chiedo, un'azienda che opera in Italia, che paga le tasse in Italia, che ha dipendenti italiani e quindi che ha un costo del lavoro mediamente superiore già al 30% rispetto a quello europeo, che deve sostenere dei costi anche di logistica e di infrastrutture mediamente sempre superiori al 30% di quello europeo, come ad esempio può sviluppare e-commerce partendo dall'Italia? Deve soltanto subire l'aggressione di marketplace che hanno società all'estero, quindi non pagano tasse in Italia, che hanno delle strutture con una configurazione completamente diversa dalla nostra e che chiaramente ci mettono in una condizione di non competere al di là di tutta la buona volontà che noi possiamo mettere negli investimenti. La dimostrazione è che sono qui, sto aprendo un negozio, vado avanti, ma è chiaro che se non ci sarà un passo in avanti del sistema paese, aziende come la mia saranno destinate a essere fatte fuori per una competizione sana, ma per una competizione falsata dall'assenza di un governo in questo paese. Ho perso la linea sull'intervento dei sindacati in piazza. È incredibile come in questo momento noi imprenditori e sindacati magari possiamo anche togliere i sottotitoli e diciamo le stesse cose. Quindi che gli ammortizzatori sociali servivano in una prima fase e che adesso purtroppo non sono più soltanto gli ammortizzatori sociali a risolvere il problema della crisi è riconosciuto da tutte le parti. Più tempo passa e più soldi ci vorranno. Quindi già adesso siamo in una fase dove oltre agli ammortizzatori sociali, che sarà indispensabile prolungare perché è l'unico modo effettivamente per bloccare i licenziamenti, è indispensabile questo cronoprogramma. Se fossero state fatte delle scelte dove mettere i soldi prima, questo avrebbe consentito una fine degli ammortizzatori sociali e un obbligo delle imprese a richiamare i lavoratori e ad andare avanti. Adesso invece siamo nella condizione che stiamo ancora discutendo su questo cronoprogramma, che sarà indispensabile tenere gli ammortizzatori sociali, sarà indispensabile avere delle risorse da destinare alle imprese e le risorse non ci sono. Perché queste risorse dovranno esserci date dall'Europa e man mano che si va avanti, visto che è una crisi a via, andiamo sempre più sotto e sarà sempre più difficile ripartire. Tutte cose che per chi lavora, che sia un dipendente, che sia un sindacalista, che sia un imprenditore, noi la pensiamo tutti allo stesso modo e siamo tutti allineati. C'è un Marte, c'è un altro pianeta che è quello della politica, che evidentemente non ha capito che ormai il paese
è completamente distante, è andato. Allora, sottosegretario Traversi, uno che sente il nostro imprenditore, poi fatica addirittura anche a pensare che sia uno che comunque sta per aprire un negozio, perché il quadro che ha disegnato è stato veramente fosco. Che ci siano dei ritardi, che ci siano delle difficoltà all'interno del governo, delle incapacità o delle, una scelta precisa nel non voler accelerare certe scelte è insomma abbastanza innegabile. Lei prima per esempio anche accennava alle autostrade, di cui poi parleremo un po' più nel dettaglio. Era programmata una riunione proprio nei giorni scorsi, ieri, e anche lì si è ulteriormente rimandato a una prossima settimana. Poi ripeto, poi andiamo a vedere nel dettaglio, però il senso è: ma quando si arriva a una decisione, quando si arriva a e poi appunto alcune indicazioni sono già state date, il MES va preso, non va preso, possibile che ancora dibattiamo su queste questioni? Ovviamente sono temi importantissimi, quindi è anche normale dibatterli. Allo stesso tempo, appunto, partendo da tutti gli interventi, cercando di fare un po' di analisi, è difficile perché bisognerebbe scenderli a uno, però quota 100 e reddito di cittadinanza, prima ad esempio dalla giornalista, sono stati un pochettino anche ridicolizzati, soprattutto reddito di cittadinanza. Quello invece va ringraziato, perché in un momento come questo ha tolto milioni di italiani da un problema che sarebbe stato ancora più grave. Stiamo analizzando la situazione del paese come se fosse il paese migliore del mondo, dove un elicottero lanciava i soldi. In realtà era un paese in recessione e noi abbiamo preso il coraggio di guidare. Naturalmente il coraggio non può essere tutto, non deve essere tutto, ci vogliono azioni precise. Il reddito di cittadinanza ovviamente va fatto funzionare, ci vuole un ulteriore sforzo, portarlo adesso nel mondo del lavoro come era previsto, quindi ci vorrà una fatica ulteriore, questa deve essere fatta sostanzialmente, perché è ovvio poi magari giudicarlo negativamente, non ha completato il suo ciclo. Quota 100 era sperimentale, l'abbiamo detto, però poi alla fine dei conti, ragionando anche su quello che dicevamo prima... Ma lei per esempio la terrebbe? Sì. Quota 100 era stata fatta un'analisi di quanto poteva costare al nostro paese, erano già numeri molto pericolosi, quindi andavano analizzati bene. Ma ieri c'è stato, quando è stato ieri o l'altro ieri l'intervento della Corte dei Conti, se non sbaglio, no? Che ha detto sì. che appesantisce ulteriormente le casse. Lei la manterrebbe quota 100 alla luce insomma di questa sperimentazione ormai diciamo completata praticamente o no? Io mi confronterò ovviamente con chi sta seguendo il tema con molta attenzione, perché purtroppo un altro limite di questo paese che sono tutti giornalisti, economisti e appunto. Ma se lei sta al governo non sa neanche come rispondere a questo e alle altre domande. Se non lo sa lei che governa, lo dobbiamo sapere noi. Cioè il dottor Cimmino l'ha detto chiaramente. Ma ve l'hanno detto tutti, avete fatto 10 giorni a Villa Panfili per sentire cosa c'è da fare, ci sono audizioni continue in Parlamento, cosa serve? È chiaro a tutti, il reddito di cittadinanza è da completare, ma l'avete fatto 2 anni fa e non siete stati in grado di portarlo a termine. Se non lo fate voi, chi lo deve fare? Noi possiamo solo analizzare e fare delle analisi, delle critiche e delle proposte, ma chi ha il potere siete voi e da 2 anni non concludete niente. Così come in questo Covid in 3 mesi non si è capito dove vogliamo andare, se ci saranno investimenti, se ci saranno taglio delle tasse, si fanno slogan uno scollegato dall'altro che non si inseriscono in nessuna cornice. Gli altri paesi, è vero che questo è stato uno shock simmetrico, che una crisi che ha colpito tutti i paesi, ma purtroppo la reazione è asimmetrica e noi che Conte dice siamo stati un modello, in realtà siamo gli unici che sono ancora nel pantano, perché gli altri sono ripartiti, allora, ma non nel senso che hanno aperto i negozi, nel senso che hanno fatto la strategia. Tommasi, noi fra un minuto dobbiamo andare in pubblicità, dopo mi dicono che io voglio tagliare il sottosegretario, che non è assolutamente la mia intenzione. Sottosegretario, comincia a rispondere, poi dopo avrà altri... perché se no... Stavo provando infatti a rispondere, però va bene, va bene tutto. L'economista ha detto la sua. Stavo dicendo che... È una giornalista, va bene così. Scusi, mi sembrava economista. No. Anche perché in un momento di questo tipo poi abbiamo analizzato una situazione sottoposta appunto a Covid,
come se fosse uno Stato appunto che è finito in questa disgrazia nella quale ha dovuto reagire prontamente, iniziando dal giorno dopo a pagare casse integrazioni, con un sistema appunto fondato su questa innovazione che, come dicevamo anche prima, abbiamo fatto vedere quanto indietro siamo anche in questo. Quindi naturalmente dover fronteggiare anche una situazione di questa con i mezzi tecnologici e come la nostra amministrazione è rimasta molto indietro anche dal punto di vista della digitalizzazione, ovviamente ha fatto capire come sia difficile operare in questo momento. A mio avviso la risposta c'è stata. Quando si dice che la politica non sa decidere, è normale che ci siano dei confronti su temi così importanti. Anche all'interno del Movimento 5 Stelle abbiamo analisi a volte differenti tra di noi. Figurarsi quando si fronteggiano appunto quattro modi di vedere l'Italia di quattro forze differenti. Quindi sicuramente l'analisi deve essere concessa, si deve discutere, non si possono risolvere le situazioni in una notte, è normale che ci sia un dibattito e questo porta sempre poi a cercare questo, di trovare la... Questo è assolutamente, diciamo così, comprensibile, tuttavia come sa ci sono delle scadenze, è inutile che, sì, non possiamo trascinare, perché abbiamo detto non solo il 17 di agosto scadono i termini per esempio per i licenziamenti, ma a proposito del MEF le domande insomma sarebbe bene presentarle abbastanza presto, se non altro perché fra l'altro, come ci hanno detto ormai tutti in Europa, dovessimo mai voler i soldi o prendere i soldi del recovery fund, diciamo una trattativa aiuta l'altra, no? Quindi se rifiuti i soldi del MEF poi è più difficile che tu possa avere voce in capitolo in una trattativa seria del recovery fund. La quale trattativa del recovery fund? Anche quella si chiude o comunque diciamo dovrebbe mettere giù la parte più importante entro il 19 di luglio, quando ci sarà il prossimo Consiglio europeo. Quindi sì, ok, discutiamone, ma arriviamo... Sì, stavo terminando anche la risposta prima brevemente. Ad esempio noi abbiamo chiesto la proroga fino a dicembre per quanto riguarda i sussidi e diciamo tutto lo stop ai tagli del personale. Questa è un'ipotesi che porterebbe a un rinvio selettivo, anche questo è un argomento sul quale stiamo discutendo, dovrebbe portare a un nuovo scostamento di bilancio, quindi è naturale che ci sia dibattito, soprattutto col Partito Democratico, sul quale ci stiamo confrontando su questo tema. Per quanto riguarda la conduzione di tutta l'attività del Premier in Europa, a mio avviso finora è stata encomiabile, stiamo aspettando, stiamo cercando di capire bene le carte. Anche, io non parto da un pregiudizio ovviamente di in nome che fa paura anche a tanti dei miei colleghi, ovviamente è corretto guardare poi cosa ci stanno offrendo. Si sta riferendo al MES? Al MES a questo punto, sì. Quindi, certamente. Cioè, lei dice potrebbe essere un'ipotesi tutto sommato. Cioè, naturalmente va letto cosa ci sta offrendo l'Europa, naturalmente se ci offrirà una cosa che è vantaggiosa in un certo senso in un momento come questo sarebbe anche stupidissimo non accettarla, però naturalmente bisogna vedere le condizioni, quanto ci hanno proposto fino ad oggi con il vecchio MES, diciamo così. Abbiamo visto le problematiche che ha portato al nostro paese, direi che siano completamente diverse, no, le condizioni di questo nuovo MES. Appunto, questo appare naturalmente, quindi va valutato attentamente e prenderemo la nostra posizione. Va bene, la vedo un po' più possibilista. Mi devo fermare assolutamente perché c'è la pubblicità, ripartiamo poi da un po' di conti che le farò fare. A dopo. Sottosegretario, ritorniamo a lei perché aveva ancora alcune cose, io avrei ancora alcune cose da chiederle e giustamente ci sono ancora alcune cose da dire, però il sottosegretario in questo momento no, mi fanno cenno che è caduto, vedi, siamo stati troppo pessimisti. Allora, dicevo, facciamo un po' di conti, sottosegretario, perché noi abbiamo visto, allora, prima ci veniva detto, no, per esempio quota 100 costa 4 miliardi, un mese di cassa integrazione per esempio ne costa 5 di miliardi, poi c'è da votare uno scostamento di bilancio, per il momento
le cifre che vengono, che sono solo frutto, diciamo così, di indiscrezioni giornalistiche, ruotano intorno ai 10 miliardi, in realtà forse si arriverà facilmente a 20 miliardi. Per pagare la cassa integrazione ci sono i fondi del SURE, che è questo fondo europeo, che non è che sono a fondo perduto, ce li danno, hanno un tasso di interesse molto basso, quindi comunque convengono, e da settembre potremo usare anche quelli. E poi ci sono i 36-37 miliardi del MEF, dipende da qual è il calcolo che viene fatto in base al PIL, su cui far di conto. L'anno prossimo, se tutto andrà bene, i 170 del Recovery Fund. Quindi in realtà, da una parte è vero che noi non abbiamo molti soldi, ma dall'altra è anche vero che mai nessun governo ha potuto disporre di tanti soldi, almeno sulla carta, senza avere troppi vincoli. Quindi di cose se ne potrebbero fare e tante. Bisogna scegliere. E allora, per venire per esempio alla questione delle autostrade, oggi il giornale dedica addirittura due pagine a questa vicenda. Un'estate in coda, autostrade bloccate da oltre 300 cantieri, l'incubo ingorghi. In realtà però, dice il presidente Toti, presidente della Liguria, la Liguria è paralizzata, paghiamo la lite tra il governo e il concessionario, perché le autostrade, in attesa di conoscere il loro destino, non programmano i lavori, quindi ci sono i cantieri ma sono fermi. Quindi poi si va a impattare anche sulle decisioni. Questo è proprio il suo tema, è proprio la sua, diciamo, il suo core business, peraltro lei è anche ligure. Vogliamo dare una risposta al presidente Toti? 8 ore di coda in autostrada, lui è ligure. Non ho sentito. Mi sentite? Sottosegretario. Sì, stavo dicendo, sì. La sua premessa è correttissima, ci sono tante risorse a disposizione, però naturalmente bisogna partire dal presupposto che il paese si è fermato. Far fermare la produzione e riprendere l'economia ovviamente sarà complesso, semplicemente per dare aiuto e ristoro a tutti quelli che si sono dovuti fermare. Ciò premesso, le risorse sono abbastanza importanti, questo è innegabile. Per quanto riguarda dare una risposta al governatore Toti, è abbastanza semplice. Allora, non è certo la discussione col concessionario che ha bloccato i lavori, questo è molto chiaro e va raccontato bene ai cittadini, perché la Liguria è paralizzata e questo è innegabile. Ci sono dei cantieri importantissimi e questo è altrettanto innegabile, e tutti questi traffici vanno a volte a ripercuotersi sulle strade, che in Liguria sono veramente poche, perché c'è giusto la strada statale che può fare da parallelo a quella che è l'autostrada, poi non ci sono grandissime altre alternative, proprio perché è una regione che negli ultimi 50 anni non ha visto nulla. Ciò premesso, il ritardo è vero, praticamente si è votato un DM che doveva andare a riprendere tutta la normativa europea che doveva sistemare le gallerie in base a tutte le nuove linee che dava appunto questa linea europea. Si avevano 14 anni per fare questi lavori che scadevano la scorsa primavera e praticamente non è stato fatto nulla. Quindi questa, aggiunta alla tragedia del Ponte Morandi, aggiunta alla situazione che c'è la Procura che sta indagando in modo incessante anche su questi falsi report che coinvolgono non solo i viadotti ma anche le gallerie, ha purtroppo obbligato adesso, purtroppo per fortuna anzi, a andare a realizzare i lavori adesso con una certa fretta e una certa velocità, perché non solo poi si è scoperto che è necessario intervenire dal punto di vista del rispetto appunto di questa normativa scaduta e che ci manda in procedura di infrazione, ma anche perché quando si è andato piano piano a scoprire le varie gallerie ad una si è scoperta che qualche d'una poteva avere anche dei problemi. Problemi che si sono verificati ad esempio lo scorso dicembre, quando un plafone enorme è caduto sull'autostrada che sopra Genova, insomma, e questo poteva causare anche ancora delle vittime. Sarebbe stata, diciamo, la seconda tragedia alla quale dovevamo rispondere. Ok, quindi, allora, stante questa situazione, diciamo questa è la situazione
fra virgolette, dell'ordinario. C'è poi la questione delle questioni, ovvero se togliere o meno la concessione ad Autostrada, ad Aspi, che ci stiamo trascinando dal giorno, praticamente da 2 ore dopo il crollo del Ponte Morandi, perché il Movimento 5 Stelle lo disse già praticamente lo stesso pomeriggio. E ancora non si è arrivati a una decisione. Peraltro lei stesso 10 giorni fa aveva detto fra 10 giorni avremo una risposta, e mi sembra che però ancora non ci sia una risposta. Sì, io l'ho detto qualche giorno fa, però appunto seguo quella linea che mi indica il ministro e indica il Premier Conte. Naturalmente la decisione deve arrivare prima che il Ponte Morandi venga riaffidato a chi lo deve poi tenere e manutenere, quindi questo è un timer abbastanza obbligato. La sua domanda, la sua premessa... No, glielo dico, sa perché? Perché ieri sera c'è stata, peraltro, una riunione dell'Associazione dei Parenti delle Vittime del Ponte Morandi e hanno deciso che non parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione, così stanno battendo le agenzie adesso. E lo fanno, sa perché? Perché non hanno nessuna intenzione di partecipare a quella che dicono rischia di essere una semplice celebrazione, una festa. Per loro non è una festa, giustamente anche, insomma, diciamo che è comprensibile che non lo sia, però non vogliono neanche, insomma, che ci sia questa celebrazione, questa autocelebrazione, no? È corretta la loro posizione, naturalmente, perché noi parliamo di 43 morti come se nulla fosse. In realtà, appunto, avevamo un bambino di 9 anni, avevamo una quindicina di ventenni, cioè ovviamente ecco, è un dramma. Ma appunto la domanda è sempre quella: vogliamo arrivare a una decisione sì o no? E soprattutto sì, vogliamo arrivare a una decisione che sia giuridicamente corretta, perché se si fanno poi pasticci si rischia di ritrovarsi fra un anno o due con i contenziosi e con le decisioni assunte che poi ritornano indietro. Esatto, è proprio quella, non è che non si chiude per pigrizia, è una decisione veramente importante. La società Autostrade si è opposta a qualunque cosa, ad esempio già quando è stata espropriata dalla parte del Ponte Morandi, quella parte lì è stata revocata e su quella già hanno fatto un ricorso. Hanno fatto un ricorso perché gli è stato impedito loro di ricostruire il ponte. Hanno fatto ricorso adesso alla norma sul milleproroghe che prevede non più di dargli 25 miliardi anche per il discorso della colpa grave. Anche in quel caso il nostro Stato doveva risarcire in base a quel bando 25 miliardi. Quindi si stanno ponendo, naturalmente, vista dalla loro parte, legittimamente, ovviamente se lo deve valutare un genovese oppure anche un cittadino qualunque, penso che insomma è un pochettino, è una linea che si fatica a digerire. Ovviamente noi su questa revoca siamo sempre decisi. Naturalmente ci sono stati fior fior di pareri dell'Avvocatura dello Stato proprio per non incorrere in quanto dicevamo prima, perché poi le cause sono miliardarie e poi bisogna anche portare avanti tutta questa situazione che lei ha definito ordinaria. In realtà rifare 280 gallerie in una situazione come quella della Liguria non è sicuramente una situazione ordinaria. No, certo, mi riferivo al fatto della manutenzione. Luca Telese, vienimi in aiuto per piacere. Venimi in aiuto, perché a questo punto dobbiamo riuscire a capire che cosa si deve fare. Ci sono tante cose che ho sentito con un po' di sconcerto. Una non la volevo lasciar cadere, è questa curiosa sensazione che tutti dicono che bisogna aiutare, devono arrivare i soldi, i sussidi, e però dicono, e però il 17 agosto bisogna licenziare perché così finalmente capiamo quant'è la dimensione del problema. Ma davvero c'è qualche matto in questo paese che pensa che il 17 agosto sia una data in cui mettere le persone per strada? Scusa, perché questa era passata un po' così e a me sembra un tema molto forte. È ovvio che dobbiamo capire quante persone hanno perso il lavoro, però capirlo il 17 agosto mettendo delle persone in strada in un contesto come questo a me pare puro delirio. Quanto al tema delle concessioni, sì, ma scusa Luca, giustamente è puro delirio, dopodiché sarà, cioè, non credo che ci si possa aspettare un atto unilaterale da parte delle aziende
così, che dicono no, vabbè, però noi possiamo permetterci di tenere questi dipendenti anche se non abbiamo più niente da far fare a loro. Forse qualcuno lo potrà fare per qualche giorno, ma, per me, ma insomma... Ma vengono rifinanziati... Questo è evidente... No, scusa, questo è evidente, lo hai spiegato, con la disponibilità che è maturata in questi ultimi giorni, è ovvio che verranno rifinanziate le casse, cioè non è che resterà il blocco dei licenziamenti... Arriva il suo da settembre e non ci sarà il rifinanziamento delle casse. Però dobbiamo soprattutto superare quest'estate, anche perché... Per un pezzo importante del paese, capire come va quest'estate è la scommessa che ti dice se siamo vivi o morti. Quindi tutti i lavoratori del turismo, i dipendenti di questo bellissimo albergo, tutti coloro che sono in cassa integrazione nei negozi, e beh, quelle persone aspettano di capire se l'Italia sta ripartendo o no. Invece tu mi facevi una domanda... Su questo tema delle autostrade, a me sembra veramente della decisione, dell'incapacità di decidere, che e poi il governo decidano, c'è nelle autostrade, decidano, cioè... perché non se ne può più. Io sono sempre stato, nel mio piccolo, con la mia ininfluente opinione, convinto che c'erano le condizioni per maturare la revoca. Però se la revoca deve essere un'arma per trattare e poi si tratta su compensazioni, cambi di assetto, altri investimenti addirittura in altre aziende, diventa una cosa troppo pasticciata. Allora, non si può fare. Onorevole Faraone, non si decide perché è una maggioranza sfilacciata, una maggioranza che non va avanti, o non si decide per quale motivo? Oggi su Repubblica c'è una lunga intervista di Matteo Renzi, che è il leader di Italia Viva. Questa lunga intervista di Matteo Renzi, in realtà sembra in qualche modo deporre le armi, no? È sempre stato dipinto in questi mesi come il vero guastafeste, quello che metteva la zeppa nell'armonia che regnava felice nel governo, e invece oggi Renzi dice un patto PD 5 Stelle per governare fino al 2023 ed evitare un Orbán al colle e poi tutta una serie di cose, insomma, per cui fa aperture. Cosa ci dice lei? Ma intanto io credo che noi non si debba decidere, ad esempio, su autostrade, anche lì stile vitalizi, per fare uno spot e poi non produrre alcun risultato, per cui qualunque revoca proposta deve poter poi avere degli effetti sulla concreta, sul concreto funzionamento della società e al tempo stesso sul evitare danni erariali allo Stato ed evitare che si debbano poi pagare miliardi e miliardi di euro con cause che poi si perdono, per cui niente spot ma concretezza. Sul tema infrastrutture io credo che noi abbiamo 120 miliardi stimati di risorse non spese per le infrastrutture in questo paese. Il vero tema è sbloccare la burocrazia, fare questo benedetto decreto semplificazioni. Noi incalziamo costantemente il governo per tirar fuori il testo e portarlo in Parlamento. Non chiudiamo il Parlamento ad agosto e approviamo il DL semplificazioni, che è indispensabile per far partire i cantieri. Per cui noi possiamo chiedere tutti i soldi che vogliamo all'Europa, con tutte le modalità che vogliamo, ma intanto spendiamo bene le risorse che noi abbiamo e non lo stiamo facendo. E poi dobbiamo, l'abbiamo detto poco fa e condivido quello che diceva Telese nel suo intervento, noi dobbiamo da un lato garantire l'occupazione ai lavoratori e dall'altro lato però far ripartire una vera produzione, perché quel lavoro possa essere vero. Se voi pensate che alla Fiat di Termini Imerese, FCA oggi, tutti quei dipendenti che erano stati licenziati anni fa percepiscono ancora cassa integrazione da 6, 7, 8 anni, io credo che questa modalità non la possiamo replicare in tutto il paese. Uno, perché non ce la facciamo, non abbiamo le risorse. Noi abbiamo risorse per un altro scostamento, quindi 8 miliardi, qualche mese in più, lo SURE, quindi colleghiamoci fino a settembre con lo SURE, ma poi basta. Quindi non è che possiamo stare lì a continuare a finanziare qualcosa che sostanzialmente non sostenga la produttività del paese. Dobbiamo pian piano ridurre i costi sulla cassa integrazione e incrementare le risorse che destiniamo alle imprese che creano lavoro e che mantengono occupazione. Togliamo questo decreto dignità, che non funzionava prima e non funziona neanche ora,
che sostanzialmente gli imprenditori hanno bisogno di maggiore flessibilità, garantendo naturalmente stabilità nell'occupazione dei dipendenti, e rimettiamo in moto il paese. Cioè, quello che dobbiamo veramente fare oggi, e che ha detto Matteo Renzi nella sua intervista, è premiare la produttività, chi crea lavoro, tagliare le tasse. Io credo che da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle debba anche cambiare impostazione. L'idea che siano stati un movimento che ha partorito reddito di cittadinanza, quota 100, assistenzialismo, oggi di fronte a questa crisi deve portarli anche a rimodulare le loro parole d'ordine, altrimenti noi rischiamo di far morire il paese, perché l'assistenza può durare qualche settimana, non può durare tutta la vita, e non è neanche utile che duri tutta la vita. Cimino, al volo, perché devo andare in pubblicità, ma la vedevo ogni tanto mettersi le mani nei capelli, borbottare, soffrire oltre... Insomma, voglio un commento brevissimo, anche solo a quest'ultima proposta che è stata fatta. È caduto, niente, si vede che altro che mai nei capelli. La disperazione più totale, 9:17, ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi vediamo se lo riusciamo a recuperare. Per fortuna che durante la pubblicità riusciamo a ripristinare i nostri collegamenti audio e video, e quindi siamo riusciti a recuperare di nuovo il nostro imprenditore Cimino, che dicevo vedevo prima mostrare Bradale. Una certa insofferenza, ecco, per usare un eufemismo. Sì, il microfono è aperto, ma un po' sì, anche se, la sentivo borbottare, ecco, mettiamola così. Sì. Che c'è? Allora, no, credo che la mia presenza è utile soltanto se do un contributo al mondo reale, non mi allineo a queste discussioni. Allora, le autostrade, a me non interessa se la concessione venga revocata o meno, mi interessa che le autostrade funzionino, e il compito del governo deve essere quello di fare il regolatore e di far funzionare le cose. Le autostrade non funzionano. Se alle autostrade associamo gli aeroporti, la maggior parte degli aeroporti in Italia non ha riaperto, Milano ha perso 2 aeroporti, Fiumicino opera con un terminal, Brindisi non ha riaperto, il governo non ha dato i soldi agli aeroporti per riaprire e ha messo 3 miliardi su Alitalia. Allora, se non posso circolare in auto o i trasporti subiscono oggi una settimana di ritardo perché le autostrade sono al collasso per i lavori, se gli aeroporti non funzionano, se la circolazione sui treni è chiaramente molto più difficile per le norme di sicurezza, ditemi voi come fate a ripartire il paese senza collegamenti. Però scusi Cimino, la fermo un secondo. La fermo un secondo solo. Un secondo solo sul reddito di cittadinanza. Adesso ci arriviamo. Una cosa sola però, perché lei dice come faccio a ripartire. È anche vero, e oggi non c'è giornale che non ce lo ricordi, che l'emergenza non è finita. I focolai ci sono ancora, a parte il caso di Mondragoni. Questo mi scusi, noi non dobbiamo confondere la messa in sicurezza con le risorse. Direi che la stiamo riperdendo, purtroppo. Ecco, questo forse dobbiamo fare la banda larga. Appena Cimino è nuovamente disponibile, fatemi un segno per piacere dalla regia. Cimino, mi intervenga pure appena riesce di nuovo a collegarsi, e allora io però ne approfitto, visto che stiamo andando verso la chiusura, per fare invece ai nostri due ospiti politici, ma chiedo anche a Luca Telese di darmi una mano, un po' di domande invece su quello che, diciamo, poi saranno anche il futuro immediato di certe decisioni. Intanto, per esempio, qui nell'intervista che vi dicevo di Renzi si parla ovviamente anche di elezioni regionali, e allora Renzi dice sì, facciamo il patto insieme a tutti, PD, Movimento 5 Stelle, andiamo tutti d'accordo. Poi quando si arriva già a parlare di regionali, però lui dice: in Liguria, se candidano Ferruccio Sansa, che è il giornalista del Fatto, non se ne parla.
In Emilia, in Puglia c'è Emiliano e non ci sta bene. Faraone, e allora, cioè, che patto è, scusi, Ma infatti si deve candidare nel centro-destra. Intanto si vota in tante regioni d'Italia regioni l'intesa c'è. Abbiamo dimostrato, tra l'altro, come Italia Viva in Emilia Romagna di avere premiato candidature come quelle di Bonaccini, che hanno caratteristiche Bonaccini era sostanzialmente dei vostri fino a un minuto prima. Scusi, Faraone, non è che avete fatto sto sforzo, Ma non erano neanche candidati. Intanto non erano neanche candidati. Infatti, dove c'è l'accordo? No, ma per dire, però, insomma, Bonaccini non era proprio uno che gli si è messo contro. Non c'era. Ma neanche quello del PD, io rispetterei, veramente. Rispetterei la scelta di chi ha deciso, anche avendo sostenuto in passato Matteo Renzi come premier e come segretario del PD, ha deciso di rimanere in quel partito senza considerarlo una sorta di quinta colonna. No, meglio non ho affatto detto. Perché è un dibattito. Guardi, Faraone, non ho affatto detto questo. Ho detto che però Bonaccini, al contrario di Emiliano, con il quale, diciamo, gli screzi sono stati molteplici già da diverso tempo, non era stato contrario alle politiche di Renzi come appunto altri suoi colleghi. Quindi nel momento in cui c'era da decidere non è che proprio vi sia stato chiesto di versare il sangue. Capisco che nei confronti di Emiliano ci siano sensibilità molto diverse, ok? È chiaro? Ma lì, scusate, sarebbe veramente incomprensibile se noi lo sostenessimo Emiliano, dopo tutto quello che lui ha detto di noi e che noi abbiamo detto di lui. Appunto. Dopo che non abbiamo apprezzato il suo governo, il suo populismo, o il suo Novax, il suo no a ogni Perché tipo di intervento. Perché invece eravate amore, è d'accordo. Non ho capito. No, dico, dei 5 Stelle dicevate peste e corna e viceversa, eppure vi siete alleati, siete un partito simpaticamente di potere, ora non facciamo le verginelle che Emiliano non vi piace perché avete posizioni diverse. Ma non è un problema. Con i 5 Stelle eravate cani e gatti, vi siete alleati, avete preso anche due poltrone, va benissimo. Io credo che Matteo abbia spiegato benissimo nell'intervista che ha fatto il motivo per cui questo governo è nato, e mi dispiace che tu non lo abbia compreso. È nato innanzitutto per evitare che Salvini andasse al governo e facesse tutto quello che per fortuna non ha fatto, compreso lo stesso, diciamo, atteggiamento avuto dal presidente brasiliano nella gestione del Covid, per cui noi siamo orgogliosi di aver fatto quella scelta, e non c'entra nulla con una candidatura a presidente della regione come quella di Milano. Tra l'altro, io vi ripeto, avevamo chiesto al PD di cambiare quella candidatura, quindi sapevano che noi non l'avremmo sostenuta. In tutte le regioni dove è possibile fare scelte comuni e scelte fatte solo insieme, una, non calateci sulla testa, le stiamo facendo. Quindi in Liguria, pretendere Emiliano, no. Mi in Liguria anche niente, mi sembra di capire. In Liguria però non va bene, in Puglia non va bene. No, in Liguria io sono fiducioso che alla fine l'intesa si trovi. Naturalmente pensare di poter che cosa vuol dire fuori dal politichese sono finito. Quindi il nome di Sansa sì, o bisogna trovare un altro nome? No, sul nome di Sansa abbiamo detto chiaramente no. Cioè, il Fatto Quotidiano, il giornalista, il Fatto Quotidiano Sansa è quello, uno strumento che è stato utilizzato come un manganello contro di noi in questi anni, e pensare che noi si possa sostenere Sansa, credo che anche questo sia un po' fuori luogo. Dopodiché mi risulta che anche il PD sia della stessa idea e che si sta trovando in Liguria un'intesa su un candidato presidente che vada bene un po' a tutti. E poi quello che conta è anche contano anche i temi. Cioè, la Liguria è una di quelle regioni su cui il tema infrastrutturale, infatti, è contro la cementificazione, certe impostazioni dei grillini, diciamo che noi le abbiamo pagate, l'ha pagata la regione, l'ha pagato il paese. Allora, se Telese pensa che Italia Viva debba dire sì sempre al PD, se lo scorda. Noi abbiamo una nostra dignità, un nostro profilo. Io sono divertito di questo. Voi siete un meraviglioso partito a doppio forno che prende poltrone a sinistra e predica a destra. È un'anomalia simpatica della zoologia politica italiana. E voi siete l'unico partito che ha fatto una scissione.
lo stesso giorno in cui avete preso due poltrone da ministri, quindi le è un'altra cosa che ammiro proprio come studioso del panorama politico. Il nostro partito, beh, se avesse avete preso voluto due siete usciti. La mattina eravate nel PD. Vabbè, però qui stiamo... La mattina eravate nel PD. Noi ci lamentiamo che non si decide, poi riprendiamo il passato. Capisco non, che sei non stiamo dando un buon esempio. Da Renzi, però usa altri argomenti perché sei un discorrotto sulle poltrone. Ma io Renzi io non ti non ricordo che citato. se c'è uno che ha rinunciato alle poltrone è stato Renzi quando si è dimesso presidente del Consiglio e poteva benissimo starci. Se doveva andare via dalla politica per sempre al gioco del ok, non, va bene, invece una vedo che ormai è uscito dal suo negozio il nostro amministratore. Oh, che bello, con un bellissimo cielo azzurro alle spalle, e da qua prende molto meglio, fra l'altro. Cade tra poco, quindi mi dia qualche minuto per completare. Vada, non la interrompo più, prometto. Allora, il discorso della sicurezza non c'entra nulla con le risorse, dove vengono allocate le risorse. Io ieri ho preso un volo Roma-Cagliari senza distanziamento, era un volo, potete anche controllare, delle 18:30. Tutto pieno, full, ma ho preso un volo pieno, senza distanziamento, da un aeroporto di Fiumicino morto, con un solo terminal aperto. Volevo anche rispondere sul reddito di cittadinanza, perché è un'altra risposta dal mondo reale, una delle più grandi piaghe del mondo del lavoro in Italia degli ultimi 50 anni. I giovani non accettano più lavori regolari perché puntano al reddito di cittadinanza e arrotondare poi con lavoro a nero. Quindi è un facilitatore di disoccupazione e di nero, e questo è un problema enorme che esisteva prima del Covid e che è stato amplificato poi con gli altri redditi di emergenza che sono stati aggiunti al reddito di cittadinanza. Di solito la gente punta ad avere un posto fisso, però insomma lei ci sta raccontando una cosa un po' diversa. Io vi racconto la verità. La difficoltà che c'è anche nel momento in cui si apre un negozio a fare selezione del personale. Poi i navigator vorrei sapere dove sono finiti, perché ogni tanto se ne parla, quindi chi deve controllare dove vanno a finire questi redditi di cittadinanza? Non lo so chi li controlla. Io vedo soltanto una legittimazione del lavoro a nero e una continua poi presenza della criminalità su questi redditi di cittadinanza, perché ogni due settimane appena si fa un blitz si vede che tutti i più grandi mafiosi, camorristi e criminali hanno il reddito di cittadinanza. Questo è sempre dal mondo reale, quindi dal mondo dell'imprenditoria, dal mondo che rimpiange i 6 miliardi che sono stati spesi sul reddito di cittadinanza, ma che vuole dare qualunque aiuto e qualunque sussistenza alle famiglie che hanno bisogno, ma che vada nelle famiglie che hanno bisogno e che non siano generatori e giustificatori di nero in questo paese. Allora, ultimi due minuti. Paola, vogliamo chiudere anche con il nostro sottosegretario Traversi. A proposito, visto che lei è ligure, Traversi, cosa ne dice di questo accordo invece in vista per le elezioni in Liguria? Si chiude su Sans, secondo lei? No, l'accordo in Liguria è l'unico accordo che abbiamo in agenda noi per quanto riguarda questa regionale. Italia Viva in realtà non ha partecipato ai tavoli, io la leggo solo sui giornali, quindi su Italia Viva non posso rispondere. Per quanto riguarda il Partito Democratico, tutta una serie. Ma secondo lei si deve chiudere su Sansa o no? Noi abbiamo due nomi sul tavolo e sono quelli, e su quelli aspettiamo una risposta. Uno è Sansa e uno è il professor Massardo, e su questi due stiamo attendendo una risposta ormai da una quindicina di giorni, e quindi speriamo di chiudere il prima possibile. Che cosa, cioè, io quando mi dite così, però mi chiedo, ma che dovete dirvi? Cioè... Ma infatti aspettiamo una risposta al Partito Democratico, non è che c'è una discussione aperta che si sta sviluppando, ci stiamo litigando. Abbiamo messo sul tavolo due nomi e aspettiamo che venga concretizzato uno di questi due. Va bene. Paola.
Quello che descriveva Cimmino bene è veramente lo scollamento tra il paese reale e il governo, perché il paese reale vuole ricominciare, vuole lavorare, non vuole il reddito di cittadinanza, ma non vuole la cassa integrazione, ma vuole un posto di lavoro. Tutto il paese reale non lo voglia, ma vuole, dai, forse, ma sarebbe bene comunque che non lo volesse. È stato assolutamente una mano santa. Però meglio avere un lavoro piuttosto che avere un sussidio. Certo, se poi deve essere la scusa per avere un reddito senza lavorare è un altro discorso. Il punto è che la direzione del governo è verso i sussidi, i bonus, l'assistenzialismo, l'ingresso delle aziende nello Stato, la statalizzazione. Il paese reale vuole lavorare, vuole produrre, vuole essere autonomo, indipendente, vuole essere in linea con gli altri paesi europei, avere la banda larga, gli ospedali che funzionano, le infrastrutture buone. Intanto ci consoliamo con il libro di Luca. Luca, mi hanno detto che sei a Cagliari non per... fare una bella vacanza, ma per questo meraviglioso libro Cuori Rosso Blu, la leggenda di Gigi Riva e lo scudetto impossibile del Cagliari. Luca, mi senti ancora? Grazie, ecco. Sì, è un libro anti-Covid, nel senso che racconta di un'Italia, mi veniva in mente mentre sentivo la giusta rabbia di Cimmino per questa cosa, distanziamenti, anch'io ho volato. C'è il distanziamento all'imbarco, poi affollati in aereo, poi è una cosa ridicola. Quella era un'Italia in cui si facevano le cose, in cui questo scudetto e questo racconto di questa squadra è la fotografia di un tempo in cui facevamo strade, ponti, infrastrutture a tempo di record, ed è qualcosa che noi dobbiamo recuperare. Però vedi, c'era la DC in quell'epoca lì e comunque si decideva insieme, non era monocolore. Forse ce la possiamo fare. Intanto in bocca al lupo per quando comincerai in onda dalla prossima settimana. Grazie, da lunedì. E invece la linea adesso va ad Andrea Pancani. Buona mattinata a tutti. Grazie.